Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10. Il lockdown stabilito dal governo ha creato scompensi economici e danni commerciali difficili da risolvere in breve tempo. A parlare di questo è con noi in frequenza oggi Mauro Carlevaris, presidente di CNA Cuneo. Ben trovato. Buongiorno. Presidente, quali sono le contrarietà di CNA nei confronti di quanto stabilito dal legislatore? Ma le contrarietà in realtà sarebbero tante. A noi sembra un po' assurdo queste chiusure indiscriminate di queste attività che in realtà non possono lavorare e altre che invece lo fanno fortunatamente. Ci sono tante categorie artigianali che non possono lavorare e, come dicevo prima, non ne capiamo il motivo. Ad esempio le estetiste che si sono organizzate in questi mesi hanno anche speso risorse per potersi attrezzare, per poter lavorare in sicurezza e adesso vengono chiuse quando invece fortunatamente i parrucchieri possono lavorare. Non vediamo la differenza. Ma così anche altre attività della ristorazione, per quel che ci riguarda le rosticcerie, le pizzerie al taglio. Insomma, sono scelte che probabilmente si potevano fare diversamente, si poteva tenere aperto in sicurezza, perché ormai tutti l'hanno capito, i nostri artigiani hanno capito qual è il funzionamento della sicurezza sul lavoro e quindi si poteva benissimo perseguire questa via. Tutti si sono organizzati, fondamentalmente abbiamo capito che anche nella vita sociale la mascherina, lavarsi le mani, igienizzarsi, ecco, questo è principale. E poi nelle attività al chiuso l'organizzazione c'era e questo andava valutato. Noi chiediamo al governo, come CNA, che questi ristori arrivino al più presto. Qualcosa è già arrivato, perché ci saranno alcune categorie degli artigiani che sono in sofferenza, lo saranno ancora di più perché momentaneamente sono state sospese le tasse, i tributi per quel che riguarda il fine anno, però in primavera ritorneranno, questi tributi saranno da pagare. Chi non ha lavorato, chi è stato chiuso, sarà in difficoltà. Io sono per l'annullamento di tutto quello che è tasse e tributi del 2020. Presidente, cambierà qualcosa se passiamo in zona arancione? Se ne sta parlando molto in questo periodo. Ma io penso di sì, perché qualche limatura poi sugli orari, qualche libertà sarà concessa. Certo è che il problema è quello di poter far sì che tutte le categorie, tutte le attività possano aprire e possano lavorare. Ripeto, in sicurezza, ma che possano lavorare. Vorrei sentire ora anche il parere di Piero Rigucci, presidente dell'Associazione Autonoma Panificatori di Cuneo, da dove arriva un altro grido d'allarme. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Ecco, cosa chiedono i panificatori cuneesi? Ma i panificatori cuneesi, pur essendo un po' annoverati tra i fortunati perché hanno potuto lavorare nelle prime chiusure e possono lavorare adesso, sono stati molto sbilanciati nel loro lavoro, perché comunque questo tipo di chiusure, i ristoranti fermi, le pizzerie ferme, anche i bar, hanno ridotto molto i consumi in quel senso lì. Quindi un panettiere sui suoi 100 kg di pane al giorno ne perde 20-25 di forniture di ristoranti e pizzerie, in grande difficoltà. Anche vale per i croissant, per i bar, per queste colazioni, eccetera. E quindi siamo molto preoccupati, perché il pane già di per sé in questo momento non è che sia l'alimento più mangiato in assoluto, e con queste crisi siamo molto in difficoltà economicamente. In più c'è lo spauracchio dell'obbligo del POS e di questa benedetta lotteria che vogliono fare. Ecco, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Ma semplicemente stanno lavorando in tutti i modi per poter costringere tutta la gente a pagare con la moneta di plastica, con tutte le spese che ci sono relative, perché un conto se mi obblighi e dici però non hai costi, che invece mi fidelizzi con la banca alla quale devo pagare. Poi al limite, se proprio mi dovete far mettere un POS, l'obbligo del pagamento è da una certa cifra in su, magari 20 euro, ma se uno viene a comprare in euro diventa difficile. Maggior ragione se questo scontrino fiscale pagato col POS mi va in una lotteria. Mi succede che il malato del gioco, che entra 4 volte in negozio, si fa fare 4 scontrini per avere più scontrini da sorteggiare. Noi che abbiamo piccole uscite, cioè un euro e mezzo, la media nei nostri negozi è così, con il costo che c'è del POS a metterlo, con l'eventuale possibilità che uno mi entra 2 o 3 volte, e noi cominciamo a avere dei problemi anche di costo.
costi enormi e mi sembra che questo momento storico non sia proprio adatto. Le dirò, questa roba non è che è nata ieri, noi l'abbiamo contestata da subito, infatti abbiamo coi parlamentari del territorio, abbiamo fatto tutto il possibile per fargli capire mandandogli delle note che forse era meglio rivedere la cosa eccetera. Il Covid diciamo che ci ha fermati un po', perché eravamo pronti per fare anche delle manifestazioni importanti. Il buon senso che noi come operatori mettiamo, perché siamo sul territorio e vogliamo rispettare soprattutto i nostri clienti, in un momento di così grande difficoltà ci siamo fermati, pensando che però chi ci governa abbia la stessa responsabilità. Dice, beh, è una cosa nuova, sospendiamola, la vediamo poi a bocce ferme, a Covid finito, ragioniamo con le categorie. Invece per adesso non sono tornati indietro di nulla, quindi adesso gli operatori dei registratori di cassa stanno scrivendo ai loro clienti, dobbiamo poi venire prima di Natale a farti questa operazione, che a sua volta è di nuovo un costo. Quindi se lei dovesse rivolgersi ai legislatori, cosa chiederebbe in questo momento? Chiederei semplicemente che l'ingresso del POS venga rimandato di un certo periodo di tempo, come anche l'ingresso della lotteria, e poi che abbiano almeno il rispetto delle categorie prima di metterli poi operativi e andarle a discutere assieme. Presidente, la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto conoscere anche il suo parere. Salutiamo Mauro Carlevaris, presidente di CNA Cuneo, e Piero Rigucci, presidente dell'Associazione Autonoma Panificatori di Cuneo. CNA Cuneo è il programma di Radio Stereo 5 dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10.
Canche Abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. Trovati come ogni settimana, siamo giunti all'appuntamento con Canche Abbaia ed è qui con noi Maurizio Luppi, educatore cinofilo, che saluto. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Ciao Giannina, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, naturalmente. Anche i cani ne risentono di questo periodo particolare che stiamo vivendo? Per bacco se ne risentono. I cani sono molto sensibili alle onde elettromagnetiche. Il nostro pensiero, il cervello che il nostro pensiero ha, è un'onda elettromagnetica, quindi se noi abbiamo un pensiero cupo, si ribalta anche sul cane. Infatti teniamo presente che perché i cani avvertono l'arrivo imminente di un temporale anche se il cielo è sereno? Perché ci sono dei cambiamenti delle onde elettromagnetiche, elettrostatiche, e quindi questa sensibilità del cane lo porta ad avere un comportamento critico, cioè va in crisi quando c'è nell'aria una situazione perturbata. Quali sarebbero le soluzioni da adottare? Guarda, la soluzione migliore è cercare di essere positivi, cioè di pensare che comunque, anche se la situazione può essere preoccupante, questa si risolverà e passerà, e cercare così di essere noi ottimisti e positivi e quindi alleggerire un po' tutta questa cupa e grigia nuvola che abbiamo sulla testa. È ovvio che non è una soluzione che funziona, non è una chiave che apre tutte le porte. Ci saranno dei cani che, per esempio, ne beneficeranno, e altri invece che non riusciranno a trovare sollievo. Per cui cerchiamo di incentivare il gioco e tollerare magari qualche marachella che il cane potrebbe fare. Ecco, in quali casi le soluzioni sono, se possiamo dire, attive subito, ecco? E nei cani che sono più predisposti. Non faccio mai casi personali, però io ho un cane che è un depresso disadattato, è un segugio, e lui comunque è impermeabile, talmente preso da questo suo stato emozionale non positivo, perché non positivo non vuol dire che non sia un cane che sia sereno, è un cane che comunque è un pochettino più debole, un pochettino più fragile. Con lui, per esempio, nel precedente periodo di chiusura io ho avuto un caso di crisi di nervi, per cui nonostante appunto che cercassi di gestire la situazione come consiglio di voi. Questo cambia in base alla razza del cane o soprattutto lo stato d'animo? È soprattutto lo stato d'animo, cioè il fatto che un cane abbia delle esperienze e delle caratteristiche della sua personalità più o meno forti. Questo mio cane, che si chiama Nio, è un cane che ha avuto un pregresso non positivo e questo gli è rimasto indipendentemente dalla razza, e lui è un segugio. Andrà via? Non andrà via, ma si potrà attenuare l'effetto negativo cercando appunto di fornirgli, come nel piatto della bilancia della stadera, quando uno è troppo basso, quindi c'è troppo peso negativo, aumentare il piatto del positivo e quindi mettendo dentro delle soluzioni tipo gioco, masticazione, passeggiate, coccole e via dicendo. Dargli un'attenzione, cercare comunque di essere sempre sorridenti, perché il sorriso è una tecnica positiva. Se sorridi è difficile che tu offenderai qualcuno. Sarai magari ironico, però non lo sarai così pungente e tagliente come con le labbra rivolte in giù. Quando le labbra rivolte in su, pensi appunto a cose belle. Ti ringrazio Maurizio. E io ringrazio te e tutti gli ascoltatori. Alla prossima, buon lavoro. Senz'altro altrettanto, grazie. Abbiamo trasmesso Canche Abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo.